Mister Mario Miccio, Sport Report Magazine, pareggio tutto sommato giusto per ciò che si è visto, un derby caratterizzato più dall'agonismo che dal fosforo, che non ha regalato particolari sussulti. Cosa ha detto a Romero nell'immediato finale di match? Beh, è una partita che i derby sono sempre così, hanno sempre quella carica emotiva e quella richiesta di tensione che magari oscura un po' e che ti fa giocare con un pochettino di tensione, di ansia, e quindi può oscurare anche le giocate più semplici, ma è normale che sia così, soprattutto per chi sente particolarmente questo tipo di partita. Avevamo avuto anche la possibilità di andare su 2-0 con Scagabarozzi, con un bel inserimento, e quindi il portiere ha fatto un buon intervento, avremmo sicuramente chiuso la gara, però abbiamo giocato con una squadra che come noi ci teneva, quindi credo che sia stata una bella rappresentanza di derby da ambedue le parti. E abbiamo con Romero, niente, parlavamo solamente sulla posizione da lo spazio da attaccare su una punizione, diciamo, diretta verso di lui, e niente di particolare in realtà. Natale Giusti, Vicentro, cosa è mancato alla Juve Stabia per far solo intera posta in palio in una gara in cui ha avuto comunque il controllo del gioco per larga parte del match? Siamo sempre a dire le stesse cose. Oggi hanno dato dimostrazione di avere anche quella voglia di fare risultato, poi al di là degli episodi che possono come sempre incidere in un senso o nell'altro, però ci manca sempre quel qualcosa, magari sotto porta, magari non siamo stati abbastanza cinici, a tratti ci siamo anche un attimino adattati troppo a quella che era la loro tipologia di gara, e invece avremmo dovuto palleggiare un po' di più. Però tutto sommato devo dire che è una prestazione che ci fa ben sperare, ci fa capire che abbiamo anche questo tipo di caratteristiche e la dobbiamo mettere in campo tutte le domeniche. Mister, domanda che è stata già posta ieri in conferenza stampa, riproposta anche oggi, può aver pesato anche il giorno in meno di riposo? Beh, in realtà non è che si sia visto tanto, anche se loro sono una squadra che ti fanno giocare sempre a correre all'indietro, spesso, molto spesso verticalizzano, anche un po' per merito nostro, che siamo andati a cercare sempre la palla in avanti, però comunque sì, secondo me avevano preparato la partita cercando di attaccarci la profondità con attacchi diretti, anche senza a volte sapere che ci fosse davanti, ma immagino che fosse tutto preparato. E quindi sono quelle partite che dall'emotività, la tensione, le tre partite in 7 giorni, il giorno in meno di recupero, qualche acciaccato, messe insieme tutti questi aspetti ovviamente condizionano la prestazione generale. Giovanni Donnarumma, Vivicentro, approccio ottimo, figlio della voglia di esserci, di provare a vincere la gara, forse è mancata con un po' di convinzione in più. Beh, diciamo che la voglia di esserci vuol dire che sei nella partita, non è mancata la convinzione, perché se ci sei dall'inizio, se l'approccio è questo e ce lo dobbiamo tenere caro, lo dobbiamo continuare ad avere in tutte le gare come se fossero tutti derby, e deve essere un qualcosa di nostro a prescindere dall'avversario, lo ripeto fino alla noia, deve essere un atteggiamento che noi non possiamo permetterci di non avere in tutte le partite. Quindi detto questo, poi ci sono tante cose, abbiamo tanti limiti, ma con questo tipo di atteggiamento molti aspetti possono essere colmati. Mario Volmo, Vicento, ultima, cosa ti è piaciuto di più di questa gara? Beh, mi è piaciuto l'agonismo, perché era un qualcosa che pensavamo che questa squadra non avesse, invece hanno dato un'ulteriore risposta, è un qualcosa che ovviamente devono riconfermare già nella partita successiva, al di là di chi è l'avversario, devono avere sempre questa fame di fare risultato, questa voglia di ottenere il massimo da se stessi e da tutta la squadra. Poi, ripeto, nel calcio ci sta anche l'episodio che può incidere, a noi è inciso maledettamente e negativamente la settimana scorsa, questa settimana con pace di tutti c'è stata una regolare gara
dove avremmo sicuramente potuto raddoppiare con Scaccabarozzi, però tutto sommato devo dire che la cosa che più mi balza all'occhio è stata, tenendo conto delle difficoltà sia fisiche che delle energie mentali che fai fatica a recuperare in così pochi giorni, mi è piaciuto l'approccio di una squadra che vuole essere parte di questo campionato al di là dei propri limiti. Grazie mister. Prego.